Volevo fare questo, aspetta, mi metto qui. Volevo fare questo video tag. Ora vediamo qui, lo devo trovare. Sa di più fare la fighetta con il mio telefono, eh. Ok. Questo tag, credo, non so chi l'abbia creato, ma l'ho visto su un canale di una persona che seguo. Speriamo che non abbia cancellato le domande. Ecco qui. L'ho visto su il canale di... Ora non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama esattamente il canale, però... Ora inizio con le domande. Tacchi e vestito o jeans and Converse? Ok. Per la maggior parte sono, veramente, sono jeans e stivali, jeans e scarpe basse, jeans e ballerine. E a volte uso le, non uso Converse, però ho altre sneakers comunque. Però per tutti i giorni dipende. Se devo uscire, a parte per esempio andare al supermercato, ho le scarpe, ho gli stivali con i jeans. Gli sneakers me li metto per praticità, se devo stare fuori tanto tempo, devo camminare, mi metto quello. Ma tacchi e vestito... per occasioni speciali, sì, però per la maggior parte non ho queste occasioni speciali, quindi... Però ho tacchi e ho vestiti, insomma. Qual è la differenza tra amare una persona e non riuscire a stare senza? Ok. Qual è la differenza tra amare una persona e non riuscire a stare senza? Ora, per nessuna... Penso che nessuna persona possiamo vivere senza qualsiasi persona. Possiamo vivere senza, anche se ci sarebbe della mancanza per la persona. Però non penso che l'amore... sai, non posso vivere, quando sento queste frasi di minchia, non posso vivere senza di te, vorrei prendere la donna a schiaffi. Ma che dici? Non possiamo mettere tutte le nostre mele in una cesta, nel senso che quella persona è la nostra vita, la nostra, perché perdiamo chi siamo. Io capisco, io amo e ho amato, però non penso... mi perdo in quella persona che non potrei vivere senza di loro. Proprio non è detto che non ne soffrirei per la mancanza di quella persona, però non è che mi vado a suicidare. Quando certe persone se mi lasci mi ammazzo, avete sentito? Va a fatti frigge, va a ammazzarti, vai. Ne avevo sentito questo non troppo tempo fa, un uomo aveva detto non può lasciare la moglie perché lei ha detto se tu mi lasci mi ammazzo. Ok, vai, prepariamo il funerale, dai. Ma che cretinate, ma svegliatevi, eh. Nessuna persona, ora non, io qui sto parlando di in rapporti come marito, compagno, non stiamo parlando di figli, cose del genere, solo per parlare, stiamo parlando di quello. Nessuna persona... del sesso opposto, maschio, diciamo per noi donne, che noi amiamo, siamo in un rapporto, parliamo di quel contesto lì, quando ho sentito, guarda, se mi lasci, sì, l'avevo sentito, detto, se mia moglie ha detto se la lascio si suicida, ho detto ok, senti, prepari la tomba, sta tipa, perché, scusate, ma è assurdo che una donna arriverebbe, o un uomo arriverebbe a mettere tutto, puntare su tutto su una persona per la loro felicità, e questo è lo sbaglio, perché dobbiamo anche trovare la felicità dentro di noi. E comunque non prendo con leggerezza, perché io sono stata lasciata e quindi io capisco la sofferenza,
però mi sono ripresa. Capito? Io penso se c'è questa ossessione con una persona, non la ami veramente, perché amare una persona vuol dire anche lasciare che loro crescono e lasciare che loro amano e lasciare che loro hanno anche le loro passioni fuori del rapporto. Tutta questa ossessione, facciamo tutti insieme, facciamo, c'è troppa simbiosi, simbiosi, cioè, io non sono un tipo di persona, so c'è chi lo, e noi non sto giudicando chi lo fa, però io non sono una donna che vuole fare tutto insieme al suo compagno, sai, andiamo a vedere gli stessi amici, usciamo sempre insieme con gli amici, le stesse persone, li invitiamo sempre a casa, noi da casa loro, no. Io sono proprio contro quello. Io penso che ogni persona dovrebbe avere una sua vita individua. Una sua vita individua. Ovviamente fare cose insieme, che sono carine, fare cose insieme. E fare cose anche con gli amici, però che non sia, che sia una cosa ogni tanto. Non che sia l'unica cosa che fate, perché. Fai il telefono qui, il telefono lì, sono a posto. Ok, prossima domanda. Sesso al primo appuntamento. Lasciamo per sesso al primo appuntamento. Manco il decimo appuntamento. Prima di tutto, io non fermo il video, lo sapete, io vado avanti. Scusate. Odio anche quando vedo dei video che suonano il telefono, loro staccano. Quelle cose mi danno fastidio perché io sto filmando ora e devo dare l'attenzione alle mie iscritte. È fastidioso questi ferma Sesso al primo appuntamento. No, manca il. Prima di tutto, vi dico da esperienze che io ho avuto, che la persona ci siamo chiesti a vicenda, documenti medici, veramente, se eravamo stati testati per STT, Sexually Transmitted Diseases, ok. Scusate un momentino qui, perché c'è una mia amica che sta andando a spendere 140 euro per un siero per il viso e mi sta sparando tante mail. Ok. Quindi ci siamo chiesti entrambi i documenti, l'esame dell'AIDS, l'esame dell'AIDS. L'esame della STT, un esame di sangue, urina, è facilissimo. E lo trovo nella normalità. Guarda, se tu esci con qualcuno e vuole. Perché la cosa è, non è che avere sesso usando protezione ti protegge, no, perché STTs li puoi beccare al contatto con l'altra persona così, capito? Non devi beccarli, capito? Hanno delle piccoli sfoghi e tu manco te ne accorgi, è buio, e questa persona te lo dà a te, e poi quando te li levi queste cose? E sai, ora io guardo, anche un'altra mia amica, ne stavo parlando non troppo tempo fa, qui a New York, lei ha chiesto documenti e lui ha chiesto a lei, lei ha detto io manco ti avvicino se tu non mi porti il documento medico, ma è così, eh? Perché si vive solo una volta e io non. Sai, per una notte di una trombata ti perdi la vita? No! O ti vengono. Certi SDT non te li levi, ma, non te li levi più di mezzo, non te li levi più. E poi tu non puoi. Devi, poi tu ce l'hai e non puoi avere sesso con altri perché ce l'hai. Poi c'è. Guarda, non esiste proprio. Sesso al primo appuntamento? No! Nemmeno al te. Dammi i documenti, poi vediamo. Cosa ne pensi del triangolo amoroso? O anche se menaggio tua, pensano nel triangolo amoroso, no, non è nella. Non giudico chi lo fa, solo non è una cosa che io farei, insomma, ma io non ci sono. Ho un'amica che, mamma mia, qua a New York ovviamente, sì. Hanno fatto questo triangolo amoroso. Ma la cosa strana di questo triangolo era che lui, il marito, era geloso della tipa. E lei me lo stava raccontando che stavano bisticciando, ma lei, ma chi se ne frega, io amo te. Quello era solo per divertimento, nella doccia, cose del genere.
A me non c'è un po' troppe persone in giro, capito? Comunque, no, non è che sono contro per nella mia vita, come a me non mi stimola. Devi fare cose che ti stimolano sessualmente e questo non mi stimolerebbe, capito? C'è una persona in più, c'è non so, non provo piacere, non lo provo sessualmente stimolante, ma c'è chi gli piace, insomma, ognuno fa la sua, siete tutti adulti, insomma. Acqua e sapone o trucco alla Kim Kardashian o Moira Orfei. Ok. Direi una via di mezzo fra acqua e sapone. E mi piace truccarmi, però in un modo che insomma, mi metto un po' di ombretto, un po' di rossetto. Non uso sempre il blush e non uso quasi mai il fondotinta, Cipria. Mi piace più, ho tendenze più al naturale, perché penso che sei più bella quando non hai tanto, specialmente il fondotinta, sei più bella quando hai meno cose sul viso e questo lo vedo anche, dobbiamo enfatizzare le nostre, se abbiamo begli occhi, pensiamo quelli, abbiamo belle labbra, pensiamo quelli. Però non penso che tutto questo trucco mi cambia troppo, mi cambia troppo chi sono. Non mi piace. Ma anche quando metto foto, le pubblico, io non uso mai filtri perché sono fiera ovviamente mi piace fotografarmi in buona luce perché non voglio che quei filtri mi. No, che filtri, che la luce malvagia incrementa, si dice, le mie magagne. Però direi sono una via di mezzo. Hai mai limonato con qualcuno che non ti piaceva? No, non, questo non ho capito cosa vuol dire limonato. Qualcuno me lo spiega giù perché non ho capito cosa vuol dire. Limonato, ok. Se un uomo che ti piace ti invita fuori a mangiare per la prima volta e alla cassa ti dice che ha dimenticato il portafoglio a casa, che fai? Niente, gli dico. Pago io questa volta, la prossima volta pagherai te e finisce lì, non lo metto in difficoltà, dico vabbè, pago io e la prossima volta paghi te. Perché tanto quando questo, ok, penso che non so se era la prossima domanda qui. Ok, questa cosa dell'invitare, io forse sono io che la vedo in un modo diverso, quando un uomo ti invita a cena. È come se una mia amica mi inviterebbe a cena. Diciamo una persona che non conosco molto bene. Mi dicono, maybe we should do lunch sometime, we should have dinner. Vuoi avere pranzo? Vuoi andare a cena qualche volta? Io non ho mai visto questi inviti come un pranzo o una cena gratis. Io assumo che pagherò la mia metà. Pagherò la mia parte. Io vado sempre con soldi in tasca, se mi invitano. Capito? Io non ho mai pensato minimamente che quando un uomo mi chiede per uscire, andare a cena, che lui pagherà, che lui mi sta pagando, non è che lui non mica mi ha detto vieni, ti do una cena gratis. Lui non mi ha mai detto questo. Lui ha detto di venire per stare in compagnia con la persona, ognuno paga il suo. E se lui poi alla fine, quando è tempo per pagare il conto, offre di pagare, ok, e io gli dico la prossima volta pago io. Ecco il telefono un'altra volta. Mamma mia. Comunque, qual è il tuo segreto per sedurre una persona? Prima di tutto non credo nella seduzione. Chi prova a farlo, siamo vere donne, non abbiamo bisogno di sedurre nessuno. Aspettate, excuse me. Ok, ora non suona più. Mandiamolo qui. Ok. Allora, non la seduzione. Guarda, con un uomo e una donna va tutto a pelle, va tutto a pelle. Ecco perché seduzione,
Io non potrei mai sedurre nessuno a 50 anni. A 50 anni io ho le tette ciondolose, ma quindi, ma anche quando ero più giovane, non sono una donna che, infatti, non sono mai stata una donna che si mette in gioco, quindi già lì non ci sarebbe nessuna seduzione, perché non mi metto in gioco, non farei, io sono così, e non è che so fare tutte, non mi sono mai messa cose scollate, o facevo la gnegne, la carina, no, troppo rispetto per me come donna, non potrei mai fare quello, perché ovviamente voglio che un uomo gli piaccia un uomo, perché mi piace una persona intelligente, che sono interessante, che lo faccio ridere, che io ho un senso di umorismo, e mi piacciono gli uomini che sono molto seri al riguardo. Io un uomo che esce con donne che provano a fare tutte queste cose femminili non sarebbe il mio caso, perché io non ho nessuna di quelle sedurre un uomo, ma perché devo sedurlo? Se un uomo li piaccio e me lo fa sapere, non devo fare troppo. Non mi piacciono i giochetti femminili. Non mi piacciono tutte queste cose della seduzione, non è il mio caso, c'è chi lo fa e va benissimo, solo che io non ho molto rispetto per me, per come persona, come essere umano, perché un uomo non fa a sedurre una donna, capito? Non fa questa cosa della seduzione, la fa la donna. E perché dobbiamo fare quello? Non è una cosa che lo fanno gli uomini. Perché devo mettermi in mostra? Perché devo usare cose aderenti, cose sessuali? Se a una persona, a un uomo li piaccio e li piaccio a primo impatto. Posso indossare stracci normalissimo, senza fare tutta questa gnegne, tutta questa, lo so, non sei d'accordo con me, ma io sono così, ma sono sempre stata così, Guarda, non ho segreti, l'unico segreto che posso dire è di essere voi stesse e di usare il vostro cervello e di un buon sorriso, penso, è una cosa che potrebbe essere seducente, essere un buon sorriso o essere, avere un buon senso di umorismo. Questo è quello che mi ha, penso che gli è piaciuto degli uomini di me, che avevo un buon senso di umorismo, mi prendevo in giro, sono ironica e cose così, quindi a un uomo penso che quello è un mio modo per farmi conoscere, in un modo che, perché c'è anche timidezza, quindi ovviamente io sono abbastanza timida con gli uomini. Secondo te puoi far innamorare un uomo solo con un tuo sguardo? Ma per carità, ne vorrei uscire con un uomo che si piscia addosso perché gli ho dato un sorriso, uno sguardo, ma guarda. Ma queste sono domande molto valide, però hanno trovato la persona sbagliata. Secondo te puoi far innamorare un uomo solo con uno sguardo? No. Perché no? Perché ci vuole anima e cuore, ci deve essere molto impegno, e non è che innamorarsi di una persona è una cosa, cioè è un investimento di una persona. Ecco, c'è una crema notte al retinolo che mi attira, non spendere i soldi. Sai, le amiche ti scrivono perché vogliono il consensus di spendere soldi, io dico non spende, sei attenta. Comunque non posso, non penso, guarda, vi posso dire di una mia esperienza recente, che con la persona vuole conoscerti veramente 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 bene e innamorarsi, questo primo impatto, fulmine e cose, forse sì, ma non penso, forse c'è un'impattuazione a primo impatto con la persona, però
L'amore è una cosa che cresce piano piano conoscendo bene la persona, perché là inizi a capire la persona e vedere anche i difetti, e se quei difetti sono cose che te potresti viverci, no? Sai, se queste persone hanno dei difetti che sono difficili a viverci, anche se tu ci sai, dobbiamo accettarci per quelli che siamo, ma a volte le persone sono talmente diverse o hanno delle abitudini che non farebbero il nostro caso, non tutti fanno il nostro caso, perché non è sempre dobbiamo accettarci i difetti e tutti, ma chi l'ha detto, capito? Noi, perché c'è chi l'ha detto che dobbiamo accettarci, no, non tutti, non tutte le i difetti di una persona ci potrebbero andare bene, no? E poi forse è meglio cercarci un'altra persona che ha più doti che a noi vanno bene o hanno modi di fare e di dire che vanno più il nostro caso, capito? Fumi, no, secondo te puoi far innamorare un uomo solo con uno sguardo? No, vorrei che la persona prenda tempo a conoscermi, il tempo ci vuole, non ho fretta. Può aiutare un profumo seducente? No, ma queste domande. L'ho fatto apposta questo video perché, scusate, l'ho fatto apposta perché si capisce che io queste cose non mi vanno bene. Può aiutare un profumo seducente. Io penso i profumi, certi profumi sono. È ovvio che quando io uscivo con un uomo mi indossavo dei profumi carini che si sentivano solo io. Quando io sento un review di un profumo e la persona mi dice questo profumo è persistente, si sente addosso per ore, quello mi dice non è il profumo per me, perché a me quello non piace, perché il profumo si dovrebbe sentire solo se ti avvicini veramente alla persona. I profumi sono così, i profumi non sono una bandiera di. Si dovrebbe sentire quando la persona ti avvicini veramente alla persona, non quando cammini. Il profumo non dovrebbe lasciare una scia. Questo è solo un mio parere, ovviamente, ognuno che. Perché io, ricordatevi che io sono una sempliciotta che vive a New York e faccio video, ma io sono una persona normalissima, e non so perché a volte le persone pensano che perché facciamo video siamo diverse. No, ma io sono una sempliciotta. Vivo normale.